Saranno consegnate a partire da domani le 440.000 mascherine FFP1 testate come idonee dall'Università di Firenze che la Regione ha assegnato al Comune di Prato per distribuirle a tutti i cittadini residenti in vista dell'entrata in vigore dell'ordinanza che obbliga tutti i toscani a indossarle, obbligo che diventerà effettivo tra 7 giorni. La consegna avverrà porta a porta, lasciandole nella cassetta della posta. Ne spettano 5 a famiglia e sarà tenuto conto di eventuali necessità per i domiciliati non residenti. Saranno inserite in una delle 80.000 buste donate dalla ditta pratese Coleschi. La consegna avverrà in base agli elenchi anagrafici per capofamiglia, frazione per frazione, strada per strada, abitazione per abitazione. Per la consegna il Comune ha chiesto anche la disponibilità volontaria dei dipendenti comunali che al momento non sono essenziali al proprio servizio e le adesioni sono già numerose. Avere la disponibilità della mascherina non significa avere il permesso per uscire senza comprovata necessità. Il sindaco lo rimarca con decisione. Non si può uscire che continuano a essere in vigore tutte normative vigenti. Quindi, premettendo che chi lavora, chi ha, diciamo, la necessità di portarle, ce l'ha sotto altre forme, che la ASL ovviamente per tutta la parte sanitaria continua a camminare con sui propri binari, che noi continueremo a rifornire, forze dell'ordine e tutte le società private, il mondo del volontariato, tutti coloro che ne servono. Queste sono per quelle famiglie che ne hanno una necessità di vita normale, andare a fare la spesa, andare a passare una visita medica, cioè fare questo tipo di attività. Per i buoni spesa invece c'è ancora da aspettare. Il modulo per la presentazione dell'autocertificazione non è ancora pronto. Probabilmente lo sarà mercoledì. Le domande potranno essere presentate sia online sia telefonicamente grazie a un sistema registrato attraverso un numero di telefono che sarà appositamente attivato appena sarà aperta la procedura. Il buono è commisurato al numero dei componenti del nucleo anagrafico, 100 euro per ciascuno, fino a un massimo di 400 euro per nuclei di 4 persone o più.